Bruno,
vediamo a fare una presentazione anche qui alla biblioteca, introduzione, insomma poi vedremo come sperabilmente pronto per ottobre. E in sintesi, proprio in estrema sintesi, poi è anche una sorpresa, vedete, si tratta di un diciamo trama un po' surreale, cioè siamo in un altro mondo, siamo in un altro mondo. Nell'altro mondo, ma possiamo anche dire in un altro mondo dove anche altre religioni pensano che l'uomo possa, dopo la sua morte, vedere trasmigrare la propria anima. E in questo mondo c'è un angelo che deve indirizzare le anime che arrivano. C'è un'anima che si rivolge all'angelo e quindi le cose poi là non vanno tanto bene, perché l'anima era sicuro di andare in paradiso, invece l'angelo lo manda al purgatorio. Questa cosa qua crea una prima discrasia diciamo incontro tra l'anima e l'angelo, e poi attorno a questo si sviluppa tutta una serie di dinamiche, tra cui a un certo punto viene messa proprio di fronte a una scommessa la sorte di questa persona. Se vince la scommessa vai in paradiso, se la perdi vai all'inferno. Però adesso non ti voglio dire come va a finire, sennò mi vengo. E attorno a questo però ci sono tutte delle situazioni che si rifanno un po' al nostro teatro napoletano, non prettamente dialettale, però anche con delle frasi dialettali, perché nella mia immaginazione quest'anima era napoletana, eh. E vabbè, questo poi si vedrà. Qualcosa di seguito. Io penso di essere già tenuto anche molto, vi ringrazio ancora e passo il microfono a Lucia. Grazie. Grazie Alberto anche per questa anticipazione, quindi poi aspetteremo, diciamo, gli sviluppi e saremo attenti con Bruno a non farci sfuggire l'occasione, insomma. Molto piacere. Più io di venire qua. Sì. Okay. E abbiamo qui